Albano e Loredana Lecciso insieme a Milano, la pace è vicina. L'epopea legata ad Albano e Loredana Lecciso si arricchisce dell'ennesimo capitolo. Secondo quanto riferisce il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 23 febbraio. I due sono stati intercettati in un hotel di Milano durante un incontro segreto dopo quella che era stata la rottura, o presunta tale, avvenuta sotto Natale, quando lei si era trasferita dal fratello a Pavia. Lontano da Cellino San Marco, dove abita il cantante, stanca per le esternazioni di Romina Power su un possibile ritorno di fiamma con l'artista pugliese. Come si legge sulla rivista, la Lecciso ha preteso chiarezza, e si è allontanata per lasciare all'Ugola d'Oro di Cellino San Marco il tempo di riflettere. Albano, rientrato da un tour in Australia, dove si era fatto accompagnare dai figli Yasine e Bido, ha incontrato Loredana nel capoluogo meneghino. Un clamoroso passo in avanti voluto pare proprio dalla compagna, che avrebbe messo da parte l'orgoglio e la rabbia per rimettere insieme i pezzi del loro legame. I due si sarebbero chiariti e gli animi si sarebbero rasserenati dopo la bufera dei mesi scorsi, anche in nome dell'amore per i figli si legge. In tutto ciò il cantante continua suo malgrado a vedere la propria vita privata spiattellata sui media. In una recente intervista a Carta Bianca, infatti, aveva commentato in merito all'allontanamento della compagna dal nido d'amore pugliese. Mi hanno detto che è andata via, ma dov'è andata? A Pavia? Sto leggendo la mia vita sui giornali ma non sono io a farla. Ora, però, starebbe tornando la pace tra i due, anche se a sentire la Lecciso, nessuno ha lasciato nessuno.